siamo a Pesaro, Vitri Frigo Arena con, io non so neanche come presentarti, però ci provo, Carlos Delfino, e intanto piacere di conoscerti. Piacere mio. Allora, io con te, noi abbiamo già parlato di un sacco di cose, un sacco di interviste nella tua vita, quante ne avrei fatte? Centinaia? Forse anche di più, forse purtroppo di 40 più. Anni, quindi le facciamo. Esatto, sono anche tanti. Se non mi piacciono tanto, però le facciamo. Ci proviamo. Innanzitutto, tu hai tanti soprannomi, tra cui Cabeça. Sì. Perché? Perché ho il corpo piccolo, primordialmente c'ho il testone, quindi Cabeça in spagnolo è testone, è questo. Gli altri che ho, papà. Cioè, altri onestamente sì. non ne ho. Chi mi conosce delle volte in Argentina mi dicono anche Lance, che vuol dire. Motoscafo, okay. Perché quando avevo 16 anni, uh-huh. sono diventato professionista, uh-huh. Volevo comprare una, cerco di farla veloce, no? Ma volevo comprare una moto, mio padre non voleva, allora mi sono comprato una macchina, anche se non avevo ancora la patente, e giravo con questa macchina che era lunghissima e sembrava un motoscafo di quanto fosse lunga, chiamavamo la macchina così, però dopo è passato a me, sopra, è passato esatto. a me il soprannome mi è rimasto, quindi sì, una cosa o l'altra, ma chi mi conosce veramente, famiglia, amici, Cabeça. Sono io. Ecco, senti, la Cabeça, la testa nel basket è molto importante, tu ne sei un esempio, 1173 giorni di stop, avrai avuto dei momenti in cui anche la testa ti diceva cosa facciamo, molliamo, teniamo duro, è tanto importante nello sport ed è stata molto importante anche per te. Molto, perché come dici, cioè, in certi momenti ho anche mollato e sono andato via, cioè praticamente non riuscivo neanche a vedere una partita né un pallone praticamente, sì. Dopo, pian pianino, trovando anche le soluzioni fisiche, mediche per mettere a posto il fisico, sono tornato a fare quello che mi piace di più e lì assolutamente la testa è stata fondamentale perché all'inizio cioè, non ero neanche in grado a camminare senza soppiccare quando ho tutti questi problemi fisici. E dopo riuscirci ad arrivare a giocare Olimpiadi, giocare con la nazionale, tornare a giocare campionati senza fermarmi, è stato un qualcosa di speciale. Qua non si vedono, ma ci sono due personine lì piccole di 10 anni e io volevo che loro mi vedessero giocare, perché all'epoca che mi sono fermato loro erano dei bimbi appena nati. Allora, niente, era molto un traguardo da fare e grazie al cielo sono fatto. Assolutamente, c'è stato un punto di svolta in cui hai detto sì, mi metto in testa che ce la faccio e rimane così? Ci sono stati un paio, promesse, una promessa a mia nonna è stata fondamentale, dopo trovare il dottore giusto, che ho trovato il prof Giannini a Bologna, che mi ha risolto un po' il problema che avevo al piede e questa è stata la svolta principale ovviamente perché era il sassolino nella scarpa certo. Che non riuscivo a fare nulla, grazie a queste due cose diciamo sono riuscito ad andare avanti, sono molto grato a entrambi. Parliamo di amore, non solo per la tua famiglia, ho visto, ce n'è tantissimo, si sente le tue parole, ma anche per la città di Pesaro, perché tu se non sbaglio hai detto io quando finirò la mia carriera, ancora non lo so, ma la finirò qui. Anche perché carriera non mi rimane molto, cioè sono 40 anni, quindi non posso allungarla molto di più. Mi hanno accolto in una maniera speciale, mi sono sentito come se avessi giocato in passato, mi sono trovato in una città che respira basket, che capiva tutto quello che accadeva con la squadra e non solo quando vince, e questa è una cosa bella. È una città che non solo parla di basket quando c'è una partita di pallacanestro, se no che anche d'estate, se no che cioè, te vai dal macellaio, vai in supermercato, vai al panificio, fai colazione, tutti ne parlano, sono tutti coinvolti. E tutti sono interessati a quello che succede con la squadra e questo a me mi piace molto, mi sono sentito subito come in casa, cioè, grazie al cielo ho vissuto un'altra realtà, altri posti dove si respira basket, nessuno così speciale, nessuno così coinvolto con la squadra come qui a Pesaro, sarà che la città c'è una sola squadra, c'è che sono tutti affezionati per un solo, giustamente una sola squadra da inseguire e da spingere, però veramente quando abbiamo avuto bisogno della gente era il palazzetto pieno, quando abbiamo avuto bisogno dell'aiuto per altre questioni sono sempre tutti presenti, quindi veramente mi sono sentito molto bene. E loro immagino amano te. Parliamo di futuro, la carriera non è infinita, ti ci vedi ancora su questo campo, magari in un altro ruolo? Per il momento sto cercando di continuare a farlo correndo e palleggiando e facendo qualche tiro. Ho imparato, grazie a tutti questi problemi che ho avuto,
a godermi il momento, sì. E io nel momento che non riuscivo a giocare, non riuscivo a essere vicino alla pallacanestro e mi sono sempre visto come un giocatore, ho sempre pensato come un giocatore. Allora mi viene da difendere i giocatori quando faccio una discussione con la gente, con un dirigente, certo, con un allenatore. Non mi vedo ancora fuori dal rettangolo, lo faccio per la passione che ho del gioco e fino a che la fiamma è accesa vado avanti, dopo si vedrà. Spero di averne tempo e possibilità di fare altre cose, sì? Però per il momento mi godo molto il riuscire a entrare in campo, a lottare, a competere con i più giovani e riuscire a fare qualcosa di interessante dentro un gruppo soprattutto. E noi ci godiamo assolutamente le tue giocate, è stato un piacere. Piacere mio.